Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Vedo dei segnali negativi da OBS? No, ma sembra tutto a posto. Allora, andiamo a cercare di terminare questa ultima. Ok, aspetta un attimo, cosa è successo? Ok, abbiamo dato roba da casa. Però Homestead qua ancora un giorno e 16 ore, va bene. Vediamo un attimo quest'altro tizio qua, sperando di non fallire. Già abbiamo perso l'achievement perché sono andato a controllare poi l'altro giorno quando ho fallito l'altra missione e nulla. C'era un achievement di riuscire a fare tutte e cinque queste catture. E niente, quell'achievement non lo vedremo mai. E mai stati qua? No. Per cui potrebbe esserci l'ultimo cairn, magari. Ah, oh, buongiorno, stranieri. È raro che troviamo della gente, dei visitatori. Coincide con la descrizione di Sigga, ma qualcosa non va. Perché sta indossando un'armatura? Sei Dud? È il mio nome. Ah, so perché sei qui. La taglia. Beh, ho delle cattive notizie per te, cacciatore di taglie. Alcuni vecchi amici di me ti hanno visto vedere da qua, fin qua da miglia. Sono venuti ad aiutare. C'è una gang di tizi che appaiono fuori dalla fattoria. Certe volte detesto essere, aver ragione. Sono in sette. Pazza. Io riesco a tirarlo giù. Però se potrei. Nefia dov'è? Nefia ci arriva là? Non ci arriva mai. Però potrei effettivamente fare. Andiamo magari prima con Ketil. Ketil là non ci arriva. È tutto coperto. Allora io vorrei provare a mandare Nefia qua e poi ispirarla. No, prima deve attaccare allora. Attacca lui. Critico, buonissimo. Ah, mi ero dimenticato. E tu ispirala. Però mi sa che o attacca o muove adesso, eh. Non può fare entrambe. Beh, prova. Ok. Uno è andato. Ketil. Ora tocca a te. Ok. Meno così siamo pari. Manderei gli altri da questo lato. A Slave, nello specifico a Slave e Gunnar. Con un Anticipate Opening e tu vai con. Ce l'ha lui, Anticipate Opening. No. Sì. Io mi metto qua. E Roskva, mettiti qua dietro a casa. Buono. Allora, vediamo cosa fanno. Viene di qua. Con carica, ok. È prevedibile. Potremmo perderci Gunnar. Ma forse no. Apollo va in giro. Ok, Gunnar c'è ancora. E lo curiamo un minimo.
Allora, qua non hanno fatto granché. Non so se andare qua ad Armanforte. Sì. No, è in cover qua. Qua invece no. Ah no, vabbè, interrupting. Vabbè, ok. Fortuna mi è mancato. Allora, facciamo che lanciargli un sasso che dà sempre un boost in più. Andata. Adesso tu spostati perché così almeno lui ha il charge. Andata, ottimo. Poi Gunnar torna di qua perché ci sarà l'altro dall'altro lato. Nefia. Andiamo a pensare a questo. Ah, tra l'altro Reckless, no? Gli ha restituito l'attacco, per cui può andare ancora... Quello, ok. Però non abbiamo più nulla in questo momento, no. Ho sbagliato, avrei dovuto metterglielo in range, così almeno non tirava. Vabbè. Poco male. Tu l'hai messo in modo che non possiamo farlo, non possiamo circondarlo. Proverei lo stun se possibile. Niente. Dai, lanciamogli un sassolino nel dubbio. Mancato pure. E ha pure resistito da Ried, mi sa. Ok, gli è andato tutto sullo scudo. E niente, adesso mi respingerà il... Vabbè, facciamo una freccia di fuoco, forse. È l'unica. Il fuoco dovrebbe passargli oltre. E vabbè, mandiamo anche Roscoe, magari riesce... Ok, niente più scudo, se non altro. E... Boh. Dai, con Katie, il nostro amico Katie. Data. È incredibile come Katie lanciando le frecce riesca comunque a fare degli attacchi non letali. Ce l'ha colpito in faccia, ma... Ok, no, qua ci sarà di sicuro o un cairn o una croce o qualcosa, perché nessuno dei due achievement l'abbiamo sbloccato, eppure abbiamo esplorato bene tutte le aree. A meno che non ci sia ancora qualcosa nelle quest principali, qualche posto da quest principale che dobbiamo esplorare. Comunque queste cose servono sempre. Non me l'aspettavo così ampio questo. Quest'area. Perché di qua non passa? Allora è margine. Sì, ma come cavolo sono fatte? Allora io spero che quelle di Rome siano un pochettino meglio perché qua non si capisce davvero niente. Oh, queste sono delle erbe che devo più rendere anche qua.
Solo all'inizio del gioco, alla fine, abbiamo avuto grossi problemi di medicine. Poi dopo è stato abbastanza tutto sereno. Ah, ma ce n'è ancora uno qua. Dei valuable. C'è roba qua, io mi aspetto un cairn da qualche parte. Sappiatelo, deve esserci un cairn da qualche parte. Invece sembra di no. Possibile che non ci siano cairn? Molto strano, cioè ha messo tutta quest'area solo per due foglioline. No, là non va. Cos'è qua su? Si può salire? No. No. Mi c'è da andare di là, ma di là non c'è niente. No, è rotto. Non... Vabbè. Speravo, invece niente, mi sa che no. Ma, oh, si è rotto il puntatore. Ok. Speriamo davvero che in Rome le mappe siano fatte un pochettino più decente. Qua dobbiamo solo più prendere... Collect, collect. Collect. Ok. Ma saremo tutti stanchi morti prima. No, qua è medium food, good shelter qua. Medium food, bad shelter. Dai, arriviamo fin laggiù. So che è un bel po'. Abbiamo scoperto un campsite là. Ho visto che ci sono ancora dei campsite che non abbiamo visto, eh. Magari c'è l'achievement quello di liberare tutti i campsite che ancora non è stato sbloccato, per cui... Ce n'è almeno uno occupato che non abbiamo ancora visto. Katie ha degli shift available perché vogliamo farlo craftare, no? Cosa gli facciamo craftare? Gli facciamo craftare un'armatura. Facciamo come al solito quella... Power... Cos'è che era? 30 e 30, per non togliere troppo velocità di movimento. Sì, 30 e 30 era. Più l'olio. Mi costerà 60. Abbiamo quasi finito i... cosi, vabbè. E... Va male uno di carne? Ma chi se ne frega? Ci siamo messi abbastanza bene. Adesso che andiamo là, tra l'altro, vorrei... L'audio è un po' alto, forse, per me. Non credo proprio. Va bene. Medicina, razione Meat. Vorrei tornare su per vedere se riusciamo a recuperare... Svala, visto che siamo qua. In realtà si potrebbe fare anche la missione, quello del... saccheggiare i tizi all'accampamento, ma... fermo, fermo. Abbiamo finito questo, per cui ci rimane solo più questo. Una settimana. E dovremmo essere a posto. Dovremmo riuscire a concludere il gioco in modo sereno. Sempre se riusciamo a finire la quest principale, ma quello non dovrebbe essere un problema, visto che abbiamo consumato circa metà del tempo e abbiamo fatto quasi tutto. Anche temporeggiando, andando a liberare gli accampamenti, facendo queste secondarie, tutte cose. Abbiamo ottimizzato solo quando abbiamo deciso comunque di non allontanarci troppo. Ci siamo andati dei pitti, abbiamo fatto tutti i pitti. Adesso siamo qua in Northumbria, facciamo tutto in Northumbria. E siamo andati parecchio in su per quella roba là, però. Non so se ci conviene comprare poi degli altri...
Hides. Ah, tra l'altro l'armatura che abbiamo fatto, chi la diamo? Oil ticket. Ticket oil. Qua è uguale a quella che ha lui. No, perché mi dà più... È più potente di quello che ho io adesso. Allora forse lui non l'aveva ancora... Ah, ok, la prima, diciamo subito la brutta notizia. La sua famiglia sarà devastata, lo so. Ex collector fatto, il pagano fatto, Hideway Man fatto. Ah no, l'abbiamo, ce l'ho dato comunque, Bounty Hunter come achievement. Voi credo che non possiate vederlo, ma... Sì. Ok, non dovevamo completarle positivamente. La cosa che mi viene in mente, più che altro, è che... magari c'era un cairn in quel posto dove c'era la tizia. O forse era un posto che avevamo già esplorato, non mi ricordo, ma può essere che là ci fosse un cairn magari. A lui ha dei punti, lei ha dei punti, lui ha dei punti. Possiamo spendere dei punti. Ricordiamocene. E tra l'altro ci ha dato un botto di soldi, 5.000 tipo. Vediamo se possiamo comprare dei... Ah, quello gli peggiora il movimento. Ah, vende Hide. No, diamogliene... $5.060, dai. Vada, non vuole nient'altro, però. Possiamo vendere un po' di provviste dalla tizia qua. Così magari... Attento, dobbiamo anche prendere la nave che è da queste parti. Allora... No, non vuole provviste. Chi che era che voleva provviste? Beh. Vuole al massimo delle... No. Sì. Vuole delle... medicine per valuable. 40 medicine possiamo dargliele, dai. 727 valuable, dai. Vadano dei prezzi generosi. Dov'è che era? No, qua è per andare dalla tizia. Qua è la nave, ok. Proverei ad andare su. Ma posso aprire questa cassa? Non è roba mia. No. Smantelleremo. Ah, tra l'altro non ho visto se potevamo smantellare qualcosa con Aedis. Prima di sì. Allora, con la nave dobbiamo andare su in cima. E poi andiamo dai pitti perché non abbiamo più altro da fare. Scusami, Aedis, mi smonteresti un paio di cosine? Allora, non da New West, ma da Total Salvage. Poi abbiamo un Broad Axe e quindi Tool Axe la togliamo. No, non ci è andato. Ah sì, ci è andato uno scudo che eliminiamo. E armature, no aspetta, stavamo distribuendo le armature. Questo è da HP Regen, che non è male. Potremmo metterlo a lei, perde però un sacco, è molto lenta questa armatura. Non vorrei rallentarla, perché questo... Migliora ma gli peggiora. Migliora ma gli peggiora. Perché al meno 1, meno 1, meno 1, non tutti quella potente da meno 1, mi sa, sì. Meno 1, meno 1, sì. E allora no, niente, Aedis, tu smantellamelo queste. Ok. Ci hanno dato parecchi hide che useremo per... Boh, perché in realtà non ci servono per gli elmetti. Oh, andiamo su a Orkneyar. Rope, va bene, tanto... Non è un problema. Non abbiamo mai usato il Tinker perché ce l'ha la cosa. Scendiamo col gruppo solito e vediamo che cavolo è successo qua.
Sono 20 minuti, cavolo, adesso interrompiamo. Brevemente, porta il tizio su, tranquilla. Mai più avuto notizie. Non è che me l'hanno maciullata. The spray of the ocean, the howling wind, the roar of the breakers. Ci sono un sacco True di persone qua. strength Let's is built in trade. a place like this. Fair price. No. Vai via. Ok, cosa che dice? Vende delle cose cristiane. Non sto capendo, se... Non è da Care Down. Da Care Down, non è lontano da Eofarwick. Cosa avete portato qui? Beh, abbiamo sentito che eri in buoni termini con il vescovo di Eofarwick e che ti eri accampato qui a Orkney. Quindi abbiamo visto un'opportunità. Ok. Vedo la gente che si è accampata qua. Loro le prendono le razioni. Possiamo vendere un centinaio. Però, in tutto questo, dov'è Svala? È qua Svala. Credo sia lei, ma perché è là? E cosa fa soprattutto? Ah, Svala è tornata, ok. Cioè bastava andare là e recuperarsela. Devo fare delle cose qua. O mi ha fatto venire qua solo per recuperare lei e basta. È molto strano, cioè... Boh. Questo è sempre un piacere. Venderai l'ascia di mio zio? Sì, per un centinaio di Ertug. Facciamo col diplomacy. Va bene per 500 valuable. Stai pianificando un nuovo assalto? No, nessun piano. Ok, ha dato voce a chi? Agente. Sarebbero volenterosi di unirti alla tua armata quando lancerai l'invasione. Com'è la raduna della nostra armata? Abbiamo appena iniziato, non prendermi... cioè, non fraintendere. Ho fatto molto con poche forze, ma quello che abbiamo qui è... parti di... cioè, se sono dei banditi saccheggiatori, non un'armata. Abbiamo giusto una dozzina di longship al nostro comando, che potrebbero darci giusto... 300-350 guerrieri. Avremo bisogno di più che del momento di sorpresa per invadere con questi numeri. Va bene, stai bene, stammi bene. Abbiamo bisogno per forza di avere altre truppe per difendere casa oltre questi 350. E comunque rispetto a come siamo partiti, come abbiamo lasciato casa, c'è tutto un altro discorso, eh. Allora, torniamo... Niente, interrompiamo il video a questo punto perché è trascorso parecchio tempo. Io come al solito vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, un commento, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.